Ciao a tutti, sono Zoda e oggi vi faccio vedere i miei tatuaggi. Vabbè, il tatuaggio più importante forse che ho è questo qua, che comunque dice non sanguinare. Cioè mi ricorda che è, beh, sì, bello il mondo, ma è pieno di squali e vaffanculo, a volte è meglio non sanguinare. Questa è la sostanza. Poi, vabbè, ci stanno questi qua sulle mani. Questo qua è una vedova nera. Questa qui ci ho coperto un palloncino. L'avevo fatto in Malesia con questa ragazza durante un viaggio. Essendomi pentito di questo amore, fondamentalmente l'ho trasformato in questa cosa qui, che è simbolo di rinascita, un po' come questo, che va sempre a contrasto con l'amore. Ci ho coperto il nome di un'altra ragazza e vabbè, mi ricorda che a volte, boh, tipo all'amore bisogna rispondere col fuoco. Dopo quest'altra copertura ho capito che non devo più tatuarmi con le ragazze. Questo qua, vabbè, il brand, il movimento. Poi c'ho questo qua e me l'ha fatto mio fratello Daniele, l'ho scritto, andrò a cercare cane a bestia. E poi sempre questo me l'ha fatto lui, forse nella stessa seduta, fatti 4 anni fa. E il pensiero non cambia, ovviamente. Questo, vabbè, è quello che so. Qui avevo scritto il nome dell'album, almeno ai tempi, quando pensavo che si chiamasse in quel modo. Poi mi sono reso conto che non era quello il nome, quindi c'ho qua scritto il nome di un album che non uscirà mai. Questo qua è nuovo. Vabbè, è un concetto di dualità, cioè del fatto che due cose coesistono insieme solamente se coesistono insieme. Non mi metto nessun tatuaggio, sono belli così. Un tatuaggio che mi voglio fare è un numero ed è scritto nell'album, nell'EP. Questo è quanto, cioè avete visto più o meno i tatuaggi più importanti per me. Non vi tatuate mai con le piscelle con cui state insieme, è l'errore più grande che possiate fare.